La settimana che segna una svolta per gli amanti dello sport, in Lombardia riaperte non solo le piscine ma anche le palestre tra nuove regole e controlli. Laura Troia. Milano, prima città d'Italia per numero di addetti nei centri fitness, palestre ovunque, per tutti gli orari, per tutte le tasche e ora tra le ultime a ripartire quando la gente ha scoperto i corsi online e il piacere di stare all'aria aperta. Non torna più a fare zumba in palestra? Per adesso non lo lascio stare fino a settembre. Perché? Perché mi sento più sicura, no? Mi è un po' mancata, credo che come tanti mi sono organizzata comunque a casa, però penso che in determinati ambienti dove comunque viene garantita la sicurezza si possa cominciare a rientrare pian piano. È dura perché comunque hai 75 minuti di tempo, hai un tempo limitato, devi pulire gli attrezzi prima e dopo l'uso. Poi c'è il problema del contratto dei collaboratori sportivi senza contributi e assicurazione. La chiusura però potrebbe essere un'occasione per rivedere il sistema. Sicuramente c'è molto da lavorare su questa tipologia contrattuale, che è stata forse vissuta un po' come un'anomalia e un problema, ma di fatto può essere anche un'opzione interessante in una fase di ripartenza. I più noti centri del fitness per ora non gradiscono le telecamere. Allora, entriamo in una piccola palestra tecnologica con macchinario e lezione individuale. Meraviglioso, non vedevo l'ora, avevo bisogno di muovermi e non c'è metodo migliore. Poco tempo e tanta resa. E nella palestra acrobatica più grande d'Italia. Gli utenti un po' più affezionati sono ritornati, hanno ripreso a fare lezioni private con i nostri istruttori e qualcuno ha anche iniziato a venire a saltare liberamente nella palestra Academy, quindi ci vorrà del tempo.